Ciao a tutti da Manuel Carbone, benvenuti in questa seconda lezione della Romanina e un valzer. Passiamo insomma alla parte A, studiamo, anzi la parte A e la parte B oggi insieme. La parte A e la parte B insomma sono queste, vi consiglio comunque di ascoltare il brano per intero che trovate sul canale, e questa qua quindi. Parte B, quindi la parte A è questa che ora andremo a studiare insieme. Siamo in terza posizione e facciamo questo, quindi 3, 3 in apertura, quindi 3, 3 volte il terzo dito, 3 volte il quinto dito, chiudiamo col pollice in posizione 0 e il terzo dito cerchiato, quindi questi. Ripeto questo in apertura. Ripetete, questo è memorizzato, in chiusura questo pollice cerchiato, il 3 che dura 5 pulsazioni. Col metronomo è questo. Quindi non è difficile. Ecco qua. Vi mostro questo rigotto qua. Vi dico questo, ripetetelo per una buona mezz'oretta. Andiamo avanti col rigo successivo, dopo aver fatto queste due note. In apertura il due cerchiato, è questo quindi. Chiudiamo col tre cerchiato. E apriamo andando in seconda posizione, 3 e 2. Il 3 è una pulsazione, il 2 è 5 pulsazioni. Ripeto ciò che ho detto ora, quindi questo, due cerchiato, chiudo col tre cerchiato, apro e vado in seconda posizione. Bene, vi dico questo, ripetetelo per una mezz'ora, un'ora, collegate due righi. Questi due righi vengono ripetuti due volte, quindi la parte A non va fatta una volta sola, ma due volte, chiaro? Metto un segno così vi aiuta. Qua, quando arrivate qui, la ripetete nuovamente per due volte, chiaro? Quindi questa parte B, dopo che l'avete memorizzata, come inserire i bassi? La vediamo insieme. Questa parte A, scusate, questa parte A, ed è così, i bassi in questa posizione e fate. Cambiano i bassi, ovviamente sempre attivate l'esclusione delle terze, cambiano e quindi ricambiano nuovamente. E ripeto nuovamente questa parte A. In chiusura, poi li collegate, insomma, riascoltate il video e vedete insomma come l'ho eseguito prima. Questi due righi ripetuti due volte, vi ricordo. Bene, fatto questo, qua potreste inserire qualche diciamo acciaccatura, tipo così. Prima del 5 mettete un 4 cerchiato, quindi chiaro? Poi in apertura, prima di suonare il 2, fate due cerchi del 2 cerchiato, 2 cerchiato, 3 cerchiato, 2 cerchiato, questo tarara, 2 cerchiato, 3 cerchiato, 2 cerchiato, quindi chiudete. In apertura qua potete mettere una terzina sul 3, quindi questo. Perché, ovviamente questo per chi già è avanti, ma se avete difficoltà non li fate, mi mettete, diciamo, mi mettete in difficoltà, dovete prima eseguire questi esercizi contenuti qua dentro e li farete da soli senza nessuna difficoltà. Le terzine sono semplici, ovviamente vanno affrontate al tempo giusto. Bene, vediamo la parte B dopo che avete memorizzato questa parte. Non mettete i bassi subito, ripeto nuovamente, perché poi spesso si corre sempre, come se insomma siete suonati in un giorno. Ecco qua, questa parte B. Dopo aver fatto questo in apertura, la parte B è questa. Quindi
Molto semplice, quindi abbiamo in chiusura questo, tre volte il terzo dito, tre volte il quarto dito, poi il due cerchiato tre volte, tre volte, tre volte il tre cerchiato, ripetete questo quindi. E poi in vabbè, lasciamo questo, studiate prima questo rigo che è semplicissimo, andiamo col rigo successivo, fatelo per una mezz'oretta, chiaro, poi in apertura due cerchiato per quattro volte, 4 5, ripeto questo in apertura, chiudo sullo stesso tasto, metto il secondo dito, quindi 2 3 4 in chiusura però, ed eccoci qua, in effetti ho scritto lo stesso tasto sulla partitura, vedete, stesso tasto, quindi fate questo rigo, collegate questi due righi poi per un'altra mezz'oretta, dopo averli collegati, insomma, sarà semplice, mettiamo i bassi lentamente, questo quindi, bassi in questa posizione, di Do, quindi... cambiano la posizione dei bassi... cambiano i bassi, qua metto tutti e due bassi alla fine e mi fermo, chiaro? La parte è questa, i bassi vi ricordo di non metterli su, per chi volesse inserire qualche abbellimento, ma cose semplici, facciamo qua, fate come prima, due cerchiato, tre cerchiato, due cerchiato, aprite, chiudete col 2, tutte terzine 3, 2, 3, sul 4 una terzina 4, 3, 4, e 5 questo, chiaro? Quindi ho inserito, vedete, qui con l'abbellimento 2 cerchiato, 3, 2 cerchiato, il 2 qua una terzina qua il 5, se avete difficoltà sulle terzine le state affrontando in modo troppo presto, quindi prendetevi il giusto tempo. Bene, le due parti sono queste, parte A, parte B, ve le mostro tutte e due, così potete memorizzarle, non prendetevi tempo, qualche giorno, qualche settimana, senza fretta, chiaro? Bene, per ora va bene, se ci sarà interesse vedremo nella lezione successiva anche la parte C, chiaro? Bene, se vi è piaciuto questo video condividetelo sui social, mettete un mi piace, inviatelo a qualche amico che potrebbe tornargli utile, sarà un modo per insomma, aumentare l'interesse e quindi far sì che se ci sarà tanto interesse ha senso fare anche una lezione successiva. Per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti!